Festival di Sanremo 2023 1 febbraio 2023 9 e 12 Fantasanremo 2023, il regolamento del gioco, come iscriversi, i bonus e i malus. Il Fantasanremo è il fantasy game dedicato al successo dell'anno scorso, sono aumentati anche gli sponsor disposti a sostenere il gioco. Come iscriversi sull'app del Fantasanremo a partire da martedì 27 dicembre, alle ore 12, sono aperte le iscrizioni al Fantasanremo che si chiuderanno il 6 febbraio alle 23.59. È possibile iscriversi sul sito del Fantasanremo cliccando su Gioca. A questo punto sarà possibile iscriversi ad una lega già esistente, oppure crearne una nuova. È il momento di formare la propria squadra, di 5 artisti, scegliendo chi tra questi sarà il capitano. Ogni squadra ha a disposizione 100 baudi, ovvero la moneta virtuale con cui si compiono gli acquisti all'interno del gioco. Vince la squadra che è riuscita a totalizzare più punti. Cosa si vince? Come specificato sul sito ufficiale del gioco, la gloria eterna. Il regolamento dal Fantasanremo. Stando alle regole del Fantasanremo, ogni artista è in grado di far variare il punteggio del proprio giocatore attraverso i bonus e malus, la cui valutazione, qualora dovesse essere soggettiva, verrà sottoposta al giudizio della Federazione Italiana Fantasanremo 2023, che ha il compito di valutare l'accaduto. I bonus e i malus vengono assegnati all'artista sin dal primo minuto del festival fino alla puntata finale, quindi non sono da considerarsi le azioni compiute prima o dopo le dirette. La versione integrale del regolamento è consultabile qui nel formato PDF. I bonus e i malus per quanto riguarda l'ultima puntata, poi, i bonus e i malus dell'artista che si ha come capitano, verranno raddoppiati. Quando non è specificato, ogni bonus e malus è da riferirsi ad azioni compiute dall'artista o ad eventi che lo coinvolgono sul palco o anche in platea. Inoltre, durante la serata della cover, è da considerarsi passibile di bonus o malus tutto ciò che riguarda anche l'artista che si esibisce con il cantante in gara. Tra i bonus più esilaranti di quest'anno ci sono, ad esempio, Tananai si classifica ultimo uguale più 100 ultimo, si classifica Tananai uguale più infinito cugini di campagna 22, esimi uguale 0022,
3-1 punti in serata per gli articolo 31 uguale più 3-1 cosplay dei Maneskin uguale più 2-0 Olly duetta con Benji nella serata delle cover uguale più 1-8 duetto con Ijalis nella serata delle cover uguale più 1 di punti per scoprire quanti altri bonus e malus sono previsti per quest'anno. Basterà andare sul sito ufficiale del gioco, intanto qui ci sono alcuni dei più gettonati e che incidono significativamente sul punteggio di ogni giocatore, rottura o strappo involontari dell'abito uguale meno 20 inciampo o caduta durante l'esibizione uguale meno 20 l'artista rompe volontariamente strumenti uguale meno 25 caduta o spostamento vistoso della dentiera uguale meno 25 caduta del parrucchino o spostamento del riporto uguale meno 25 litiga con il pubblico uguale meno 25 fischi di disapprovazione del pubblico dell'Ariston chiaramente udibili uguale meno 30 le quotazioni dei cantanti in baudi ogni cantante in gara, come anticipato, ha le sue quotazioni e per formare le squadre ogni iscritto al gioco dovrà valutare come spendere i suoi 100 baudi, attivi dal momento dell'esibizione. Qui, di seguito, le quotazioni degli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston quest'anno, Anna Oxa, 18 baudi Ariete, 21 baudi articolo 31, 21 baudi coma trattino basso cose, 20 baudi Elodie, 24 baudi Gianluca Grignani, 20 baudi Giorgia, 25 baudi I Cugini di Campagna, 21 baudi Lazza, 22 baudi Lada, 21 baudi Leo Gasman, 18 baudi Levante, 20 baudi Madame, 22 baudi Mara Sattei, 21 baudi Marco Mengoni, 26 baudi Modà, 18 baudi MR. Rain, 19 baudi Paola Chiara, 22 baudi Rosa Chemical, 19 baudi Tananai, 22 baudi Ultimo, 27 baudi Gianmaria, 17 baudi Shari, 17 baudi Colla Zio, 16 baudi Olly, 16 baudi Setu, 16 baudi Will, 16 baudi I consigli per creare la squadra, le regole l'obiettivo del gioco è creare una squadra equilibrata. Per ottimizzare i baudi che abbiamo a disposizione sarà necessario scegliere solo uno dei 4 top list, che ricoprirà anche il ruolo di capitano, due scommesse dal valore intermedio e due giovani per completare la squadra. È obbligatorio scegliere 5 artisti ma non è necessario utilizzare tutti i baudi. Come si calcolano i punti e quando viene aggiornata la classifica per sapere quanti punti si accumulano durante il festival, è necessario stare attenti ad ogni puntata dello show, dal momento che vengono assegnati dall'inizio della prima puntata e ogni mattina la classifica si aggiorna con i punti accumulati nella serata precedente. Oltre ai cantanti in gara, l'assegnazione dei punti varia anche a seconda dei cantanti che si presenteranno sul palco durante la serata dedicata alle cover.